Noi siamo un gruppo, non facciamo parte di nessun comitato, ma bensì ci siamo organizzati pochi amici e abbiamo creato una miccia. Ecco, questo è il risultato. Tantissima gente, insomma, si sta muovendo qualcosa secondo te? Sicuramente, la gente si sta svegliando, vuole l'input e noi siamo qua per darglielo. Ovviamente la strada è ancora lunga, ci sono ancora numerose battaglie da fare e noi non ci fermiamo, i cittadini non si fermano perché sono oltre 5 anni, anzi è dal 2010, a Gricignano, Aversa e tutti i territori limitrofi, Carinaro, Teverola, Casaluce, non trovano pace. Quindi noi siamo qui per difendere il nostro territorio, difendere soprattutto il diritto a vivere in un ambiente salubre e a respirare un'aria salubre e soprattutto al libero godimento, al pieno godimento della proprietà privata, perché quando si innalzano questi miasmi dobbiamo barricarci in casa.